lui, bis, vediamo se stavolta riusciamo a collegarci con Jerry. Siamo due tecnici dell'online fantastici. Allora, io sono pronto, appena vedo passare Jerry, clicco e mi ci collego. I guess I love you. Attenzione, qui intanto saluto tutti gli amici che stanno scrivendo messaggi. Vediamo un po'. Allora, non vedo ancora quello di Jerry, vediamo se arriverà. Vediamo un pochettino, qui c'è un visualizza, vediamo se c'è Jerry. Ma non credo che sia quello giusto, quel Jerry Scotti lì. Aspetta, eh. Avanti, Jerry, tu continua a mandarmi un messaggino finché ti vedo. Vediamo un po'. Allora, vediamo un po', in attesa di Jerry Scotti, mi dice, speriamo che sia tu quello giusto. Jerry! Eccolo là! Che c'hai la fidanzata giovane che ti aiuta, va? Assolutamente, se non ci fosse Romina che tocca mentre io sono qui che parlo, lei passa, tocca, mette, però ha funzionato, ha ragione lei, adesso siamo regolari. Io ti stavo ascoltando quando hai fatto tutta l'introduzione, quindi ho sentito le cose che hai detto. E in effetti sono qui a ribadire la nostra unicità nel panorama televisivo italiano. Eccolo là! Curiosità, perché sicuramente qualcuno se lo chiede. Tu in che anno hai cominciato sulle reti medie? Allora, io ho cominciato solo su quelle, anche se all'inizio ero camuffato nel gruppo di DJ Television. Ho cominciato dalla radio e sembrava naturale che facendo la radio poi dovessi fare i programmi musicali. Sia così tanto spazio in TV per i programmi musicali, no? Quindi dopo un po' di anni ho dovuto adeguarmi. Dobbiamo citare una signora che tu conosci bene, la temutissima Fatma Ruffini. Ah, la Fatma.
la temutissima Fatma Ruffin. Ah, oh, la Fatma. Aspetta che mi sono messo. Vai, stai tranquillo. Male. Metto di qua, eccomi. Vai tranquillo. Ci siamo. Che poi ti voglio chiedere qualche cosa sulla... Vai, vai. Voglio chiederti qualcosa. Dico, adesso essere dei capostipiti è veramente difficile, no? Però certo, quello lì è certo, stato, certo, secondo me, certo, il programma da cui poi è nato tutto. Probabilmente conteneva in sé i germi anche di Striscia la Notizia, eccetera, eccetera, di tutto ciò che è venuto dopo. Ora dovremmo chiederlo ad Antonio. Io a fare le dirette video, Antonio? No, l'ho visto, ma sai che l'ho beccato, che ne ha fatta una con Giovanotti, quindi... Era anche molto pimpante e ironico, come sempre. Posti improbabili, perché poi la gente non lo sa questo, non erano i teatri di posa attuali, dove lo facevate il drive-in? No, il primo anno l'abbiamo fatto a Roma ed era un signor studio, poi siamo venuti a Milano, siamo andati al CTC di Viale Regioni Romane. Coinvolgeva, e chi arrivava in ritardo doveva pagare l'aperitivo, il pranzo a tutti. Poi siamo andati a quell'altro studio che stava alla parte opposta di Milano, adesso mi scusate. Esatto, quello di via Stevenson, quello lì. E lì siamo rimasti un bel po', era uno studio ben organizzato. Abbiamo sempre navigato per anni, fino a qualche anno fa, lontano dagli studi ufficiali di Cologno. Siamo sempre stati piuttosto lontani, anche Striscia poi è stata a Milano 2 per un periodo lungo.
questo signore che vedete qui sotto, a un certo punto è venuto a fare Striscia con me, perché Enzino faceva teatro, ti ricordi che abbiamo fatto anche un periodo di Striscia insieme, ma che mi ricordo fantastica fu quando mi pare con chi eri, con Gene Gnocchi, non so, con Gene Gnocchi, Jerry, per pigliarmi per i fondelli, dice lo faccio anch'io. Unico problema, si è lanciato, c'era una stazza diciamo diversa, no? Jerry si lancia e sfonda la scrivania. Allora adesso possiamo anche raccontare che era tutto ben organizzato. Però possiamo anche dire che questa cosa che è entrata nella storia, infatti ci fanno i meme ancora oggi, per cui che era molto divertente. Non la si poteva provare una, due, tre volte. Io ho fatto il salto come te su una scrivania robusta e poi Antonio mi fa: e poi non ti preoccupare, qualcosa ci mettiamo, vediamo. Allora hanno messo una lastra di bastone. Ho visto dal filmato, si vede. Non è che io pesavo un quintale, ma si sarebbe rotta anche così, se saltava su un bambino. No, ma anche se saltava, voglio dire, Lucino, il cane di Enzino. Ci sono due meme che vanno forte sicuramente. Uno è questo della scrivania e l'altro è quello delle risate mia e di Enzino quando gli facevo gli scherzi e andavamo avanti. È stato il più guardato della scorsa settimana. Enzo ci starà guardando, salutiamo Enzino. Ciao. Striscia, ogni volta che ricomincio poi i giornalisti fanno anche sempre le stesse domande, questa non è una sfiorinata, non è neanche una leccata che faccio nei tuoi confronti. Enzo ci starà guardando, salutiamo Enzo. Ciao. Quando mi chiedono, ma tu, quando pensi a Striscia la notizia, come la pensi? E io rispondo sempre, con greggio e iacchetti. Sapete benissimo, poi grazie a Dio abbiamo avuto tanti commenti. Enzo ci starà guardando, salutiamo Enzo. Ciao. Tanti colleghi che hanno saputo fare la loro parte, diciamolo, senza scimmiottare né te né Enzino, perché sarebbe impossibile arrivare alla vostra sintonia.
io con la Svizzera me la cavo bene, perché assolutamente sì, e devo dire non so come fai a reggere con quella Peppi a fianco. Giusto dirlo a quelli che ti seguono, che ci hanno seguito, non c'era scritto niente a copione, per cui questa è la meraviglia di due che sanno fare il loro lavoro. Grazie. Ti ho chiamato e ho detto, facciamo la diretta, certo, eccoci qua, l'abbiamo fatta. Un bacione. Ciao, grande. Tanti auguri. Bellissimo, bellissimo. Aveva fatto una chiacchierata con Jerry veramente fantastica. Ed è stata una lunga chiacchierata. Abbiamo raccontato un po' pezzettino, perché se la raccontiamo tutta ci vogliono 20 puntate, ma abbiamo raccontato un po' della storia anche di Canale 5, della nostra storia. Io e lui siamo quelli che da più anni stanno lì. Intanto grazie a tutti e vi ricordo ancora, vi faccio questo appello veramente con il cuore, un appello enorme: tenete duro, rimaniamo a casa, fatelo per voi, per la vostra famiglia, per i vostri amici, per i vostri vicini, per tutti coloro ai quali volete bene e che vi vogliono bene. Saluto, un abbraccio, è lui o non è lui? Certo che è lui. Ciao da Ezio Greggio. È lui o non è lui? Certo che è lui. A presto, che Dio vi benedica.